Ciao carissime, nuovo progetto. Oggi vi propongo questa mattonella con il girasole in rilievo. Se vi piace e volete realizzarla anche voi, seguite il video tutorial. Ma prima passiamo all'elenco del materiale. Materiale occorrente: cotone marrone, giallo, verde, adatto all'uncinetto 2,50, ago da lana e forbice. Passiamo al procedimento. Con il cotone marrone facciamo il cerchio magico. Lavoriamo 3 catenelle. Una, due e tre, più una. Nuovamente una maglia alta perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Poi una catenella e nuovamente una maglia alta. Una catenella e una maglia alta. Una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Dobbiamo realizzare in tutto 8 maglie alte separate da una catenella. Ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, ancora due. Una catenella, una maglia alta, una catenella e l'ultima maglia alta. Una catenella, stringiamo il lavoro e chiudiamo con una maglia bassissima. Dopo quindi 8 maglie alte separate da una catenella. Tagliamo il filo e facciamo il nodo. Ora prendiamo il cotone giallo. Entriamo in un punto qualsiasi, qui dove ci sono, dove c'è il foro della catenella, e prendiamo il filo. Ora lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel foro successivo e lo chiudiamo con una maglia bassissima. Nuovamente 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Foro successivo, chiudiamo con una maglia bassissima. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo il foro con una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E chiudo con una maglia bassissima nel foro successivo. Nuovamente 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Foro successivo, una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Foro successivo, una maglia bassissima. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Foro successivo, una maglia bassissima. Ultima, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima. Ora abbiamo 8 archetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entriamo nel primo archetto qui.
e lavoriamo una maglia bassa. Poi 3 maglie alte. Una, due, e 3. Un pippiolino formato da 3 catenelle e una maglia bassa alla base. E nuovamente 3 maglie alte, sempre nello stesso foro. Una, due, e 3. Una maglia bassa. E abbiamo realizzato il primo petalo. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo una maglia bassa. Nuovamente 3 maglie alte. Una, due, un pippiolino formato da 3 catenelle e una maglia bassa alla base. Nuovamente 3 maglie alte. Una, due, e 3. E concludiamo con una maglia bassa. E abbiamo anche il secondo petalo. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo nuovamente una maglia bassa. Poi 3 maglie alte. Una, due, tre, un pippiolino formato da 3 catenelle e una maglia bassa alla base. Nuovamente 3 maglie alte. Una, due, tre e una maglia bassa. Terzo petalo finito. Procediamo con lo stesso procedimento per tutto il giro. Completo. Chiudendo il lavoro con una maglia bassissima e taglio il filo, nodino, ed ecco, in tutto ho realizzato 8 petali. Prendiamo il filo verde. Ora andiamo a cominciare il lavoro della nostra mattonella qui all'interno del petalo e dobbiamo lavorare su queste maglie alte. Su queste. Quindi pieghiamo il primo petalo. Entriamo nella maglia alta e prendiamo il filo verde. E ora lavoriamo 3 catenelle, una, due e 3. Nello stesso punto lavoriamo altre 2 maglie alte. Una, e 2 per un totale di 3 maglie alte, perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Ora lavoriamo 2 catenelle. Andiamo nel petalo successivo, quindi nella successiva maglia alta. Pieghiamo. Su questa maglia alta dobbiamo lavorare 6 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi cominciamo a realizzare le prime 3. Una, due, tre,
3, 2 catenelle e nuovamente 3 maglie alte nello stesso punto. Se per qualche motivo il filato non vi permette di entrare nello stesso punto perché è troppo grosso, potete lavorarlo sempre qui accanto. L'importante è che siano queste 3 maglie alte accanto alle 3 precedenti e nello stesso archetto. 2 e 3. Facendo così ho formato l'angolo. Ora vado nel punto alto successivo. 2 catenelle. E anche qui entro e lavoro le 3 maglie alte nello stesso punto. Una, due, e 3. 2 catenelle. Vado nel petalo successivo, sulla successiva maglia alta. E anche qui ora devo lavorare 6 maglie alte separate da 2 catenelle. Lavoro la prima, una, due, tre, 2 catenelle di separazione e nello stesso punto le successive 3 maglie alte. Una, due e 3, 2 catenelle e abbiamo formato un nuovo angolo. Andiamo nel petalo successivo sulla maglia alta e lavoriamo 3 maglie alte. Una, due, e 3 e 2 catenelle. Andiamo nel petalo successivo. Qui nuovamente ne dobbiamo realizzare 6. Quindi 3, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e nuovamente nello stesso punto 3 maglie alte. Una, due, e 3 e 2 catenelle. E abbiamo un nuovo angolo. Petalo successivo, entriamo sulla maglia alta marrone e lavoriamo 3 maglie alte. Una, due, e 3 e 2 catenelle. Petalo successivo e dobbiamo fare 6 separate da 2 catenelle, quindi entriamo nell'ultima maglia alta marrone e lavoriamo le prime 3. Una, due, e 3. 2 catenelle, nello stesso punto le ultime 3 maglie alte. Una, due, e 3, 2 catenelle e siamo arrivate ai punti iniziali, quindi entriamo e chiudiamo
tutto il giro con una maglia bassissima. Se guardate sul retro, vedrete che abbiamo fatto il primo giro quadrato e su davanti avremo il fiore in rilievo. Ora dobbiamo procedere per realizzare il secondo giro. Torniamo sul dritto del lavoro, abbassiamo i petali e ora raggiungiamo a maglia bassissima il foro successivo, questo. E facciamo 3 catenelle e 2 maglie alte, una e due catenelle, e ora siamo qui dove ci sono le 6 maglie alte, quindi entriamo nel foro e qui dobbiamo rifare lo stesso angolo, quindi 6 maglie alte separate da 2 catenelle. Una, due, tre, 2 catenelle e nello stesso foro le altre 3 maglie alte, due e tre, e abbiamo fatto l'angolo. 2 catenelle, punto successivo, 3 maglie alte qui nel foro. Una, due, e tre, e 2 catenelle. Foro successivo, 3 maglie alte. Una, due e tre, 2 catenelle, e abbiamo raggiunto l'angolo del giro precedente, quindi qui faremo le 6 maglie alte separate da 2 catenelle, una, due, tre, 2 catenelle. E nello stesso punto le altre 3 maglie alte, una, due, e tre, 2 catenelle, foro successivo, 3 maglie alte, una, due, e tre, 2 catenelle. Foro successivo, 3 maglie alte, una, due, e tre, 2 catenelle, e mi ritrovo nel nuovo angolo. Quindi qui devo fare le 6 maglie alte, separate sempre da 2 catenelle. Una, due, tre, 2 catenelle, e nello stesso punto altre 3 maglie alte. Una, due, e tre, 2 catenelle. Entriamo nel foro successivo e lavoriamo le 3 maglie alte. Una, due, e tre, 2 catenelle. Foro successivo, 3 maglie alte. Una, due, tre, e 2 catenelle. Sono nell'ultimo angolo, quindi lavoro le 6 maglie alte separate da 2 catenelle. Una, due,
3, 2 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2 e 3. 2 catenelle. Lavoriamo nell'ultimo foro le ultime 3 maglie alte del giro. 2 e 3. 2 catenelle. Mi ricongiungo col lavoro iniziale e chiudo con una maglia bassissima. Vedete, il quadratino ora comincia a vedersi e quindi è più facile lavorarlo. I petali restano in rilievo. Quindi ora proseguiamo con il nuovo giro. Con delle maglie bassissime dobbiamo raggiungere il foro. E da qui partiamo con le 3 catenelle. Una, 2, 3 e 2 maglie alte, sempre nello stesso foro. 2 catenelle, andiamo nell'angolo, lavoriamo 3 maglie alte, catenelle. E 3 maglie alte. Due catenelle. Abbiamo formato così il primo angolo. Ora procediamo nei fori successivi lavorando le 3 maglie alte. Una, due catenelle, foro successivo, 3 maglie alte, 2 catenelle, foro successivo, 3 maglie alte, 2 catenelle e ho raggiunto il secondo angolo. Entro e lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso punto altre 3 maglie alte. Una, due e 3. 2 catenelle. Punto successivo, 3 maglie alte. Una, due e 2 catenelle. Ora stiamo lavorando il procedimento standard delle mattonelle. Nuovamente 3 maglie alte. Due catenelle. Punto successivo. 3 maglie alte. 2 catenelle. E arriviamo al terzo angolo. Entriamo e lavoriamo le 3 maglie alte. Una, due catenelle e nello stesso punto le 3 maglie alte. Una, 2 e 3, 2 catenelle. Abbiamo fatto il nuovo angolo. Proseguo nel foro successivo e lavoro le 3 maglie alte. Una, 2 e 3, 2 catenelle. Foro successivo, 3 maglie alte, una, due e 3, 2 catenelle. Foro successivo, 3 maglie alte, una, due
2 e 3, 2 catenelle e sono nell'ultimo angolo e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e nello stesso punto le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e proseguo a lavorare le 3 maglie alte in questo foro. Sono quasi alla fine. E 3, 2 catenelle, ultimo foro, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e chiudo qui con una maglia bassissima. Finito questo giro, vedete il quadratino sta crescendo. Ecco, io mi fermo qui, quindi taglio il filo, faccio il nodino. Vedete che ho già nascosto tutti i fili del lavoro stesso e soprattutto qui dove abbiamo realizzato il centro, quando lavoriamo col cerchio magico, ricordate sempre di fare bene il nodo perché altrimenti quando poi li lavate rischiate che si disfi il lavoro. Quindi il nodo fatelo sempre prima di nascondere il filo all'interno. Ecco, io mi fermo a questa altezza. Sono 11 per 11. Ecco questi quadratini. Se voi li volete più grandi, continuate con lo stesso procedimento. Se invece vi servivano più piccoli, vi fermate al giro precedente. Ecco, quei girasoli sono veramente carini. Il progetto è così concluso. Se il progetto vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina. Così ogni volta che realizzerò un tutorial riceverete una notifica. Grazie per la compagnia. Al prossimo progetto. Ciao, un abbraccio.